La parola d'ordine di queste giornate Fai di Primavera è rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e quindi tutta l'organizzazione è stata tarata su questo principio. Quindi non avremo le solite giornate Fai di Primavera con un grande afflusso di gente ininterrotto, però pur se il numero dei visitatori potrà essere molto ridotto rispetto alle edizioni passate, siamo veramente felici di poter offrire un'ampia gamma di scelte e di tipologie di beni da visitare. Noi qui ci troviamo a Rocca Costanza, che naturalmente è il gioiello di questa edizione delle giornate Fai di Primavera, non solo per Pesaro ma anche per le Marche. Noi avremo la possibilità di fare un bel percorso all'interno della Rocca, quindi di far vedere anche spazi che non erano mai stati visti prima. E soprattutto quest'anno, in cui purtroppo non possiamo avere molti apprendisti ciceroni che guidino le nostre visite, abbiamo però avuto la fortuna, la possibilità, e quindi ringraziamo molto per questo, di avere molti esperti, studiosi, storici dell'arte, guide che ci accompagnano, e quindi le visite avranno sicuramente un approfondimento particolare. Abbiamo cercato, pur nelle difficoltà del momento, di trovare il modo di poter accogliere i visitatori, anche se purtroppo i numeri sono veramente ridotti rispetto a quello che si faceva in passato. Le altre aperture che abbiamo previsto sono ad Urbino, due aperture molto importanti, la chiesa di San Francesco di Paola e l'oratorio della morte. La chiesa di San Francesco di Paola, costruita nel 1603, era stata voluta come cappella votiva di buon auspicio per la nascita del figlio di Francesco Maria II della Rovere. Sarà un'apertura veramente interessante, così come lo è l'oratorio della morte, una piccola cappella che purtroppo è chiusa da alcuni anni perché a causa degli eventi sismici del 2016 ha subito alcuni danni e non può essere accessibile, quindi la vedremo dalle porte aperte dall'esterno. Gli altri luoghi che apriremo sono tutti luoghi, sono più percorsi che luoghi, nel senso che abbiamo pensato di fare una scelta che permettesse alle persone di stare all'aperto, anche di stare nel territorio, non solo concentrati nelle grandi città. E quindi avremo per esempio una bellissima passeggiata a Cagli, abbiamo Fossombrone, dove ci sarà un percorso dal centro storico fino alla cittadella per arrivare fino alla Rocca, abbiamo Sant'Angelo in Vado, anche questa è una cittadina molto importante, ricca di palazzi, ville, abbiamo poi Pergola. A Pergola abbiamo la proposta sono due escursioni fuori del centro storico, abbiamo naturalmente Fano, a Fano avremo l'apertura dei passeggi e di Canale Albano. Altri luoghi che apriremo sono tre luoghi del cuore, quindi Candelara, Santo Stefano di Gaifa e Lamoli, che sono luoghi che nell'ultimo censimento Fai dei luoghi del cuore hanno avuto un grande successo raccogliendo molte adesioni, e quindi luoghi identitari molto sentiti dalla popolazione e in cui i nostri volontari locali ci offrono la possibilità di conoscere i segreti e il paesaggio circostante, andando alla scoperta proprio delle origini di questi luoghi.